baccalà di Sasso Corvano per il ritrovo annuale. Allora, qui abbiamo il presidente della confraternita del baccalà di Scorbera. Allora, noi chiediamo al presidente: presidente, com'è nata questa confraternita? In che anno è nato questo confraternita e da chi è partita? È partita da Vincenzo, è nata nel 1995. Mandato. A qualcosa quindi c'è stato anche prima. Ma allora, quindi Fraternali Vincenzo è il promotore e continua quindi da 15 anni continua questa avventura, questa stupenda cosa in che dura. Ringraziamo il presidente e lo salutiamo. Allora, mi deve scusare perché io saputo dal presidente che lei è, diciamo, quello che ha dato inizio a questa confraterna, ha dato il via. Allora noi chiediamo come è nata questa confraterna. La confraternita innanzitutto è nata, abbiamo fatto una riunione tra amici in un bar, come la canzone di Gino Paoli, no? 5 amici in un bar. Abbiamo deciso di fare una serata di baccalà. Allora, la prima volta eravamo quasi una dozzina, quasi. Adesso siamo una famiglia di 40 in sala e forse anche altri 20-25. Perché questa sera erano impegnati, no? per motivi familiari. Familiari, fisici, di influenza. Però io il merito lo do al mio carissimo presidente Cao Antonio, che rimane la persona che ci ha dato l'input. Il presidente Cao Antonio ci ha dato l'input per questa grossa manifestazione e questa grossa iniziativa. Un applauso al nostro presidente Cao Antonio. E lei mi ha detto che è di Roma. No. Sono leggermente sotto. Sono di Roma. E come mai è capitato qui a Sasso Corvano? Origini? C'è il presidente. Ah, è raccomandato dal presidente lei. Sì. Ah, quindi lei si può muovere tranquillamente nella confraternita? Tranquillamente, perché c'è il presidente che lo raccomanda. Sono 30 anni che me raccomando. Quanti chili di baccalà ha mangiato con la raccomandazione del presidente? No, io sono inappetente, guarda. Eh? Io ho un guaio, sono inappetente. Ah, sì? Comunque diciamo che questa è un'iniziativa molto positiva, no? Sì. Questo è importante. Io sono un trentino doc. Risiedo qui da più di 30 anni, però sono un mezzo marchigiano e sono un amante del baccalà. Parlavamo prima di tutte le regioni italiane rappresentate in questo momento. Qui abbiamo un signore, Elio, che viene da Roma. Cosa ci deve dire sul baccalà, sulla confraternita del baccalà? Che cosa che vi devo dire? È un qualche cosa di particolare. Quando eravamo piccoli, il baccalà prima non si desiderava come si desidera adesso. Prima ci davano da mangiare il baccalà e piangevamo perché ci davano solo baccalà. Adesso lo desideriamo. Bene, grazie. Chiamo la cuoca, l'Anna, e poi chiedo all'Anna la ricetta del baccalà di Scorbera. Anna, mi fai questo favore? Che genere di... Ah, dillo te, dopo tante portate decidi qual è la della ricetta. Quello con i pomodorini, i pinoli, l'origano, il timo, baccalà, cipolla, scalogno, e olio e pepe. Questi sono gli ingredienti per fare il baccalà della Portaccia. Che il gaccia fa,
Ma come balli bene, bella bimba, bella bimba, bella bimba. Ma come balli bene, bella bimba, balli bene. Ma come balli bene, bella bimba, bella bimba, bella bimba. Ma come balli bene, bella bimba, balli bene. Guarda quel merlo dentro la gabbia. Osce che rabbia che il caccia fa. Ma come balli bene, bella bimba, bella bimba, bella bimba. Ma come balli bene, bella bimba, balli bene. Ma come balli bene, bella bimba, bella bimba, bella bimba.